a Jesi, dove in questi giorni è in scena al Teatro Pergolesi il Macbeth di Shakespeare, interpretato da Kim Rossi Stewart e da Sonia Bergamasco, che è proprio qui con noi. Allora, parliamo subito di questo Macbeth, un dramma shakespeariano che lei interpreta in quale ruolo? Lady Macbeth, anzi, perché abbiamo deciso che l'accento cade sull'ultima sillaba e quindi ci sforziamo di dirlo, anche se in italiano siamo abituati al Macbeth. Parlare del Macbeth è come parlare di degli archetipi del teatro, quindi sì, si può raccontare la storia, ma è come l'Amleto, è uno di quegli incontri con queste figure archetipiche, quella di Macbeth e quella della Lady, che giganteggiano nella storia del teatro e anche nell'immaginario di ciascuno. Certo. E lei è affiancata anche da un altro grande attore, che è appunto Kim Rossi Stewart. Come si trova con lui? Come è nata questa collaborazione? Casualmente, in modo particolare? Ma io non so come sia nata per lui. Per me mi hanno proposto semplicemente questo ruolo, e dopo riflessioni attente ho accettato, non certo perché non mi allettasse la cosa, ma anzi perché era talmente grande che ne ho avuto anche paura. Ecco, c'è affiatamento ovviamente tra di voi. Speriamo, se no lo spettacolo non funziona, essendo proprio imperniato soprattutto sul rapporto della coppia che anima tutto il movimento di tutta la vicenda. Sì. Parliamo un attimo anche della sua carriera, tanto teatro, mi pare, con altrettante interpretazioni impegnative, quali il Faust e il Riccardo II, ma non solo, mi pare anche altre commedie, e queste poi mi ha detto a microfoni spenti che erano proprio all'inizio. Io ho cominciato alla scuola di teatro di Giorgio Strehler a Milano. Il Faust, l'allestimento del Faust appartiene all'epoca della scuola, quindi ho continuato a lavorare in teatro nel Riccardo II con la regia di Glauco Mauri, e in seguito con l'incontro con Massimo Castri ho cominciato una collaborazione di alcuni anni con varie produzioni, sia in commedia Marivaux, due Marivaux, che dramma Ecuba di Euripide, e ancora commedia italiana, italianissima, la trilogia della villeggiatura di Goldoni, che è stato un lavoro molto lungo, impegnativo. Non ricordo se siamo venuti a Jesi con la trilogia, credo di sì. Io non lo ricordo. quindi insomma, ruoli impegnativi e che a lei piacciono evidentemente. E parliamo anche del cinema, perché c'è anche il cinema nella sua carriera, e i recenti lavori sono il... Una cosa, sì. L'ultimo lavoro è stato il Pinocchio con Carmelo Bene, Carmelo Bene nei panni storici del Pinocchio, io della Fatina Tuttofare, è stato uno spettacolo ripreso sempre a Roma per 2 anni, uno spettacolo che mi è rimasto nel cuore. Ecco, allora parliamo del cinema, gli ultimi lavori, il Mnemonista, poi L'amore probabilmente di Bertolucci, lei come protagonista, insieme a Mariangela Melato, Stefania Sandrelli, Rosalinda Celentano, Alida Vali, insomma, grandi interpreti. Sì, gli ultimi lavori, che poi sono pure i primi, perché io ho cominciato col teatro e ho continuato col teatro, diciamo che dopo un avvio con il cinema, con un cortometraggio diretto da Silvio Soldini, io ho continuato a fare teatro, quindi adesso comincio veramente col cinema dall'anno scorso, e la faccenda mi appassiona molto. Il Mnemonista è un film che è uscito qualche mese fa con la regia di Paolo Rosa, e il film che deve uscire
a breve termine, quello diretto da Giuseppe Bertolucci, con gli attori che lei ha ricordato, sì. E anche con Fabrizio Gifuni, tra gli attori principali. E poi c'è l'ultimo, Voci, proprio di quest'anno, con regia di Giraldi. Sì, è un giallo, tratto da un testo di Dacia Maraini, che abbiamo girato interamente a Genova. Alla base di questi personaggi c'è sempre un'analisi psicologica, non lo notavo prima. Sì, nel Memonista più che un'analisi psicologica c'è stato veramente un volo un po' più ampio. No, non direi che è sempre quello il motore, ovviamente si parte sempre da un corpo, da una voce, da una testa, da un cuore, quindi sì, si parla anche di psicologia, però non è sempre solo quello. Bene, concludiamo con un saluto, se vuole, agli ascoltatori di Radio Studio 24. Un saluto e la speranza che possiate vedere questo spettacolo e che vi possa piacere. Grazie.